Sin dal XVIII secolo, il caffè prodotto nell'isola di Giava è stato considerato uno dei migliori del mondo. L'intreccio di culture indo-buddiste, musulmane e occidentali ha permesso la nascita e il radicamento di una forte cultura del caffè, con cerimonie e usanze ancora oggi rispettate dalla popolazione. Tutto ha avuto inizio nel 1616, quando un componente della Compagnia delle Indie Olandesi trasportò clandestinamente dei chicchi di caffè dalla penisola arabica fino ad Amsterdam. Dopo alcuni studi, i botanici olandesi notarono che i climi tropicali favorivano la crescita della bacca. Decisero allora di sperimentare nuove piantagioni nella regione costiera di Malabar, in India, e a Giava. In pochi decenni, l'arabica di Giava risultò essere tra le più apprezzate. Ma verso la fine del 1800, col diffondersi di un'epidemia che falcidiò le coltivazioni dell'isola, la produzione subì un crollo. Oggi solo il 10% del caffè coltivato a Giava riguarda questa particolare varietà. Con la fine della stagione delle piogge e l'inizio di giugno, le piantagioni di Central Java si animano di persone impegnate nel Panem Kopi, la raccolta delle bacche rosse. Le donne imbracciano le ceste di bambù dove viene depositato il prodotto. Gli uomini riempiono i grandi sacchi e trasportano il raccolto fino al deposito, dove si effettuano tutte le lavorazioni. Talvolta ci si concede una pausa per sorseggiare un caffè o fumare sigarette di Kretek, un prodotto unico di queste terre, preparato con una miscela di tabacco al 60%, al quale vengono aggiunti un 40% di chiodi di garofano triturati. Il composto viene poi aromatizzato con una melassa di estratti di frutta e spezie realizzata con diversi ingredienti: cannella, ananas, fragole, anice stellato e talvolta caffè. Una delle 500 aziende che producono 2000 varietà di Kretek ha persino messo in commercio una versione all'aroma di cappuccino. All'ora del pranzo, nei campi, compaiono le venditrici ambulanti di cibo. Sono donne dei vicini villaggi che preparano nelle loro case frittelle di tofu o soia fermentata e diverse varietà di fiori in pastella. Dopo giorni trascorsi sotto un sole infuocato, si festeggia la fine della raccolta con una cerimonia scandita dalla musica dell'orchestra Gamelan, un insieme di strumenti a percussione che può contare anche 80 elementi. Le danzatrici rievocano con le loro movenze i diversi momenti vissuti lavorando nei campi.